Ciao, questo è un filmato un pochino diverso dal solito. È un esperimento che sto facendo in realtà e che mi è stato suggerito perché spesso i discorsi che faccio sul Medio Oriente risultano un po' troppo complicati. Ma in realtà il motivo per cui risultano complicati è semplicemente il fatto che non abbiamo molta familiarità con il panorama medio orientale e quindi spesso mi ritrovo costretta ad aggiungere un sacco di premesse, a fare tanti excursus e il discorso diventa molto pesante. Quindi in questo filmato io non tenterò di strizzare tutta la storia del Medio Oriente in tempo così ridotto, non lo farei mai. Quello che vorrei fare invece è utilizzare 5 concetti per capire un pochino di più il Medio Oriente, soprattutto appunto negli aspetti in cui rischia di esserci meno familiare e sono proprio quegli aspetti che noi rischiamo più spesso di fraintendere. Partiamo con il primo, e ho scelto questo perché in realtà è quello che finora ho visto accogliere con più stupore da parte delle persone con cui mi trovavo a chiacchierare, ed è il fatto che l'Iran non è un paese arabo. Gli arabi fanno circa il 2% della popolazione dell'Iran. La maggior parte della popolazione è fatta di persiani, che quindi non parlano arabo, parlano il persiano moderno che si chiama Farsi. Ma in realtà quello degli arabi in Iran è solo un esempio, è solo che mi serve per avvicinare il discorso al primo concetto di cui vorrei parlarvi, e cioè il fatto che abbiamo questa tendenza a sovrapporre arabi e islamici come se occupassero lo stesso spazio, come se fossero coestensivi. Ma poi in realtà se ci pensiamo un attimo sappiamo benissimo che non è così, non può essere così. Gli arabi esistevano ben prima che arrivasse l'Islam e c'erano anche altri popoli che abitavano in quello che oggi chiamiamo Medio Oriente. È solo che abbiamo preso questa brutta abitudine di far collimare un concetto etnolinguistico con un concetto religioso. E parliamo un pochino dell'aspetto linguistico in particolare, chiaramente in termini molto generici, però sono cose tanto interessanti. E torniamo all'esempio dell'arabo e del persiano. L'arabo è una lingua semitica, semitico è anche l'ebraico, ad esempio, su questa cosa ci torniamo tra un attimo. Il persiano invece è una lingua che viene dalla famiglia indoeuropea. Indoeuropee sono la stragrande maggioranza delle lingue parlate in Europa oggi. Prima c'era il latino, il greco, ma anche il celtico, il germanico. Oggi abbiamo l'italiano, il francese, l'inglese, lo spagnolo. Non vi sto dicendo con questo che se vi trovate davanti un persiano, un iraniano che vi parla in farsi, ci capite qualcosa. Sto solo sottolineando il fatto che dal punto di vista etnolinguistico, i persiani con gli arabi non c'entrano niente. Quella iraniana è una delle più antiche e complesse civiltà del mondo, è una storia lunghissima, ben più antica dell'Islam. E gli iraniani sono sì in gran parte islamici, ma si considerano ancora eredi dei persiani in qualche modo. La conquista islamica della Persia è avvenuta nel 651 d.C., lì sono arrivati gli arabi, è lì che è arrivato l'Islam. L'arabo è la lingua ufficiale, per così dire, dell'Islam, perché è in arabo che l'arcangelo Gabriele ha dettato il Corano al profeta Muhammad. E tra parentesi, sì, è lo stesso arcangelo Gabriele dell'Annunciazione a Maria Vergine, perché in fondo ebrei, cristiani e musulmani credono tutti quanti nel Dio di Abramo. Ma torniamo a noi, dicevamo che il persiano appartiene alla famiglia linguistica indoeuropea e l'arabo no. L'arabo appartiene a un'altra famiglia linguistica che si chiama afro-asiatica. È la famiglia linguistica a cui, ad esempio, apparteneva l'antico egiziano, quello che si scriveva con i geroglifici, e ha una sottofamiglia che si chiama semitica perché in teoria a parlare quelle lingue sono i discendenti della tribù di Sem, che era uno dei figli di Noè. Ora, semitiche sono tantissime lingue, tra cui l'ebraico, come dicevamo, ma anche l'aramaico, ad esempio, che era la lingua che parlava Gesù Cristo. Ma la più diffusa ad oggi delle lingue semitiche è appunto l'arabo. E c'è un'altra famiglia linguistica di cui è molto importante parlare, non solo per capire qualcosa di Medio Oriente, ma anche per evitare di fare confusione in generale, evitare appunto di sovrapporre, come dicevamo prima, dei concetti che non sono sovrapponibili. Sto parlando della famiglia linguistica altaica. La famiglia altaica è molto interessante quando si parla di Medio Oriente, perché non viene dal Medio Oriente. Viene da qua, se ci arrivo, dall'Asia centrale. E infatti comprende il mongolo e comprende anche il turco. I turchi vengono da là. Sono una popolazione originaria dell'Asia centrale che poi si è spostata fino a raggiungere l'Asia minore, l'attuale Turchia. Nel percorso, peraltro, hanno lasciato un bel po' di lingue turciche, perché si sono fermati alcuni rami della popolazione turca, e infatti abbiamo l'azero che è parlato in Azerbaigian, è sempre una lingua turcica, l'uzbeko, il turkmeno, il kazako. E perché vi ho parlato anche del turco? Per rimarcare una cosa ovvia e che però ogni tanto, quando non ci stiamo attenti, tendiamo a confondere.
cioè che i turchi non sono arabi. Possono essere musulmani, ma non sono arabi. Ed ecco che passiamo al secondo concetto. Cosa vuol dire musulmano? Dunque, le lingue semitiche hanno una particolarità. Hanno una valanga di particolarità, però c'è una cosa molto interessante delle lingue semitiche ed è il fatto che non si scrivono le vocali, si pronunciano e basta. Di una parola scrivi solo le sue consonanti e in particolare ogni concetto, non ogni parola, ogni concetto si forma su un gruppo di tre consonanti. Da questo concetto, da questo gruppo di tre consonanti, per creare poi tutte le parole che hanno a che fare con quel concetto, si aggiungono dei pezzi, dei suffissi, dei prefissi o degli infissi all'interno, oppure cambiano le vocali che appunto si pronunciano ma non si scrivono. Quindi si incastrano dei pezzetti linguistici, delle particelle, o prima, o dopo, o dentro quella radice, per creare le derivazioni di quel concetto. Facciamo un esempio, e lo facciamo proprio con la parola Islam. Islam di per sé vuol dire sottomissione, inteso come sottomissione alla volontà di Dio, ovviamente. Quindi Islam, le consonanti sono S, L, M. Mu in arabo è un prefisso, quindi è una particella che si incastra prima della radice, prima del concetto, e che va a indicare colui che fa qualcosa, colui che fa quel concetto lì. Mu, slm. Musulmano. Musulmano è colui che pratica l'Islam. Quindi arabo e islamico non sono la stessa cosa. Musulmano e islamico in un certo senso sì, però è più corretto per un praticante la religione dell'Islam chiamarlo musulmano e non islamico. Islamico in generale significa che ha a che fare con la religione dell'Islam. Attualmente nel mondo ci sono più di 1 miliardo di musulmani. Ma gli arabi invece sono poco più di 400 milioni, quindi è chiaro che ci sono tantissimi musulmani che non sono arabi. Stanno in Indonesia tantissimi, stanno in Africa, in Russia, in India, in tantissime parti del mondo. E non tutti questi parlano l'arabo nemmeno come seconda lingua spesso. Per quanto l'arabo sia appunto la lingua in cui è stato rivelato il Corano al profeta Muhammad, ma d'altra parte anche la stragrande maggioranza dei cristiani, i Vangeli li leggono tradotti. Il terzo concetto di cui vorrei parlarvi, perché secondo me è fondamentale per capire tanto della cultura e della mentalità in tanti paesi del Medio Oriente, è il concetto di fitna. Fitna è una parola che in arabo ha una valanga di significati, vuol dire discordia, vuol dire sovversione, vuol dire conflitto, vuol dire anche guerra civile in alcuni casi. Perché l'idea di fondo, quindi sempre le tre consonanti, no? Fitna, quindi ftn. Queste tre consonanti assieme danno l'idea di qualcosa che divide la comunità. Si crea conflitto, c'è sovversione, c'è discordia, perché la comunità all'interno è spaccata, è divisa, c'è qualcosa che opera per separare le persone. Uno dei modi nel Corano per indicare Satana è Al-Fatin, sempre Fatn, perché è colui che porta la discordia e il conflitto. Questo concetto secondo me è molto molto utile per capire non solo come si intende la comunità, ma anche l'esercizio di potere sulla comunità, il modo in cui si guida e si comanda la umma, la comunità islamica. Perché all'opposto di fitna c'è ijma. Ijma invece è il consenso. Ma la cosa interessante è capire non solo come si ottiene il consenso, ma come si concepisce l'idea stessa di consenso. Per noi è abbastanza ovvio, decide la maggioranza. Chi non è d'accordo ma non ha ottenuto la maggioranza sta all'opposizione. Però se la maggioranza riesce a restare salda, riesce a mantenere il consenso, governa, decide, può far passare più o meno tutte le leggi che vuole, a meno che non siano completamente incostituzionali. Però non è che deve chiedere il permesso all'opposizione, perché il permesso ce l'ha già, è già libera di agire, in virtù del fatto che ha ottenuto più voti, anche fosse soltanto il 51% contro il 49%. Per la tradizione politica islamica questa roba è folle, cioè immaginare che un 49%, ipoteticamente, debbano star zitti perché il 51% erano tutti d'accordo, significa fitna, significa creare discordia, dividere la comunità. Mi mangio le mani, però purtroppo non possiamo in questo filmato parlare di dottrine politiche, di filosofia del diritto, di tutte cose interessantissime. Dobbiamo restare su quello che percepiamo, su quello che ormai è diventato senso comune. E cioè che per noi l'idea di maggioranza si basa su un principio di lealtà, ma anche su un principio di
di libertà e di tolleranza. Perché si parte dal presupposto che non c'è una via giusta. C'è una maggioranza e una leale opposizione e il confronto e il dibattito tra loro porteranno a decisioni migliori. Poi certo si spera che la maggioranza e l'opposizione collaborino lealmente per davvero, ma se non ci riescono, comunque vince la maggioranza. Nella gran parte della storia del Medio Oriente, perlomeno fino a quando non sono arrivati i francesi e inglesi all'inizio del Novecento, questa roba non esisteva. E anche quando c'era il sultano a capo, non si prendevano così le decisioni. E tanti penseranno no, perché il sultano era un dittatore, decideva tutto lui, no? La dittatura era estranea alla cultura politica islamica. Sicuramente erano regimi autoritari, ma non erano dittature. Ma allora come si prendevano le decisioni? Le decisioni si prendevano alla fine di un lungo, spesso lunghissimo processo di negoziazione, di consultazione tra tutte le diverse assabiyya. Le assabiyya sono i gruppi di affinità in qualche modo, quindi il sultano doveva stare a sentire le corporazioni, i gruppi sociali, i potenti. Alla fine bisognava raggiungere l'ijma, appunto, il consenso. E perché si faceva tutto questo lavoro? Si faceva proprio perché si voleva evitare la fitna, si voleva tenere unita e coesa la comunità. Con il quarto concetto parliamo della più grande fitna della storia, sciiti e sunniti. Vi pare che non vi racconto la storia dei nomi sciita e sunnita, però questa volta purtroppo non ci aiuta a capire più di tanto la divisione che c'è stata tra questi due gruppi. Scia vuol dire fazione, lo sciita è il partigiano di. In questo caso di chi? Sciiti sono i partigiani di Ali, e Ali era al tempo stesso il cugino e il genero del profeta Muhammad. Sunnita invece viene dal sunna. Sunna è il comportamento consuetudinario, è un termine che esisteva ancora prima dell'Islam, ma che con l'Islam va a indicare in particolare la sunna del profeta. Quindi il comportamento del profeta Muhammad che tutti i musulmani sono invitati a seguire, a cercare di imitare. Quindi tutti, non solo i sunniti, anche per gli sciiti, il comportamento del profeta è importantissimo. Quindi gli sciiti sarebbero anche sunniti, se volessimo accettare questa distinzione come puramente derivante dal significato delle parole. È chiaro che non basta. E infatti il punto di partenza per capirci qualcosa è proprio Ali. Perché dopo la morte del profeta Muhammad nel 632, bisognava individuare un suo successore, quindi un calif. Perché calif questo vuol dire. Califfo significa semplicemente il sostituto, il vicario, il sostituto del profeta, perché profeta non c'è più. E però si intende un sostituto politico, non un altro profeta, perché la profezia si è chiusa con il profeta Muhammad. Provo a semplificarla più che posso perché è una storia complicatina. Dopo la morte del profeta si sono succeduti quattro califfi. Il primo era Abu Bakr, poi c'era Omar, Osman e alla fine Ali. Ed è proprio in ragione di questa successione che si crea la fitna, perché per la tradizione sunnita questi quattro califfi sono stati scelti in questo ordine sulla base di un preciso criterio di eccellenza e di precedenza, cioè prima ci doveva essere Abu Bakr perché era il migliore degli altri, e poi ci doveva essere Omar, e poi ci doveva essere proprio Osman, e poi, alla fine, Ali. Per i partigiani di Ali, invece, per gli sciiti di Ali, che adesso chiamiamo semplicemente sciiti, le cose non sarebbero dovute andare così, perché Ali, che era imparentato direttamente con Muhammad, doveva essere il primo califfo, e questo significa che i tre precedenti erano degli usurpatori. Dall'altra parte, strizzando completamente la storia, i familiari di Osman si rifiutano di riconoscere Ali come nuovo califfo. E perché? Perché Osman è stato assassinato e Ali, quando ha preso il potere, non si è occupato a sufficienza di perseguire i suoi assalitori, i suoi assassini. Al netto di questa storia, il problema che non era mai stato risolto era capire chi poteva diventare il nuovo califfo. Non era mai stato individuato un criterio sulla base del quale poter dire lui è legittimato a diventare il nuovo califfo. Perché nel Corano non c'è scritto chiaramente. Non c'è scritto se il nuovo califfo deve appartenere alla linea familiare del profeta oppure no, magari invece deve essere scelto sulla base di un criterio di merito. E però questa fitna, che non è una fitna semplice, perché questa non è solo discordia, questa diventa la fitna al-kubra, cioè diventa la guerra civile, il caos totale. Questo è stato un trauma, una ferita enorme all'interno della comunità islamica. Perché l'Islam fino a quel momento stava conoscendo un successo straordinario. Nel giro di 30 anni erano partiti dalla penisola arabica
e a occidente sono arrivati fino in Marocco e a oriente sono arrivati quasi in India. Meno di 30 anni. Cose mai successe nella storia del mondo. E questa Fitna al-Kubra ci dice un'altra cosa molto interessante, cioè che lo scisma tra sciiti e sunniti non è avvenuto inizialmente per motivi religiosi, è avvenuto per motivi politici, perché il califfo non è una guida religiosa. Dicevamo, il califfo è un funzionario, un magistrato sostanzialmente. Il califfo non scrive la legge islamica, lui applica la legge islamica, guida l'esercito e protegge la umma, quindi la comunità dei fedeli. Quindi se vi capita di sentir dire che il califfo è una guida religiosa come il papa e che il califfato sarebbe un regime teocratico e tutte queste cose, non è vero. Per complicare un altro po' la cosa, in realtà ovviamente perché potrebbe tornare utile, a volte si sente dire che il califfo era la guida di riferimento dei sunniti, anzi vorrebbero che ritornasse il califfo, mentre l'imam è la guida degli sciiti. Allora, califfo abbiamo detto che vuol dire sostituto del profeta, però sostituto nelle funzioni politiche, anzi nelle funzioni esecutive per lo più. Imam invece in arabo vuol dire colui che sta davanti, quindi che guida. Il termine poi ha preso a significare colui che guida la preghiera e quindi è diventata una figura di guida religiosa. Però imam come termine viene anche utilizzato semplicemente come segno di rispetto. A volte il califfo viene chiamato imam, questo crea ancora più confusione. Però l'imam, inteso invece come lo intendono gli sciiti, quindi non solo come esecutore di funzioni politiche, ma anche come guida religiosa, non c'è. Sicuramente saprete che l'Iran è a maggioranza sciita imamita peraltro, quindi quegli sciiti che sono appunto convinti che l'imam sia nascosto e sia atteso alla fine dei tempi come un messia. Qualcosa è cambiato con l'arrivo di Khomeini. Però, come vi dicevo, in questo filmato non parlerò di storia del Medio Oriente, non c'è il tempo e non c'è il modo. Quello che mi interessa dirvi riguardo alla questione sciiti e sunniti è che se pensate di poter comprendere tutte le fazioni e tutte le alleanze che ci sono all'interno del Medio Oriente sotto la lente, qui ci stanno i sunniti, lì ci stanno gli sciiti e quindi si alleeranno sciiti con sciiti in paesi diversi e sunniti con sunniti, non funziona, ci sono tantissimi conti che non tornano. E questo essenzialmente perché sciiti e sunniti sono nati come una divisione politica e pur essendosi evoluti in mille modi diversi, sono rimasti una divisione politica. E la politica è fatta di vincoli, di interessi e di relazioni. E vincoli, interessi e relazioni spesso non corrispondono e non collimano con le dottrine religiose. Se non si accetta questo e si vuole cercare di incastrare a tutti i costi nella coerenza logica di sciiti e sunniti come fazioni religiose, non si riesce ad esempio a capire perché l'Iran sciita sostenga al tempo stesso Hezbollah, che è un gruppo sciita, ma anche Hamas, che è un gruppo sunnita. Il quinto e ultimo concetto è forse al tempo stesso il più semplice e il più complicato, nel senso che di per sé tradurre la parola umma non è che sia così difficile. Umma vuol dire comunità. La umma islamica è un'unica comunità di fedeli, sottomessi solo e soltanto alla volontà di Dio, quindi al di là dei legami tribali. E il profeta Muhammad enfatizzava in particolare questo concetto di umma proprio perché sapeva benissimo che i popoli arabi, certo alcuni erano nomadi, altri erano stanziali, ma tutti funzionavano secondo logiche di tribù, di clan, di gruppi di affinità che in arabo si chiamano asabiyah. Asabiyah ovviamente è un concetto pre-islamico e il profeta se la prendeva con le asabiyah, non perché non capisse la mentalità araba ovviamente, ma proprio perché quest'idea di clan, di tribù, andava contro la missione universalistica dell'Islam. Questo vuol dire che la umma islamica identifica la nazione islamica? No, umma è un termine ancora molto distante dall'idea di nazione, soprattutto perché nella nostra cultura giuridica e politica l'idea di nazione si è avvicinata a quella di Stato in maniera tale che siamo arrivati a costituire quello che oggi chiamiamo uno Stato-nazione. Stato-nazione vuol dire che gli italiani comandano in Italia, i francesi in Francia. L'idea che devono essere isomorfi, cioè che lo Stato deve avere gli stessi confini della comunità nazionale. È chiaro che tutta questa cosa per il mondo musulmano non funziona. Con tutto questo, io spero di aver fatto più chiarezza che confusione, però mi rendo conto che non è assicurato il risultato di questa operazione. Come vi dicevo, questi concetti che ho espresso vorrebbero essere soltanto delle premesse a futuri filmati che ho in preparazione e che riguardano questo bellissimo
complicatissimo pezzo di mondo che chiamiamo Medio Oriente. Vi ringrazio molto.